Buonasera a tutti, comincio in orario così appunto non avremo problemi poi per l'orario della fine. Ringrazio tutti, anche questa sera chi si è voluto collegare e chi si sta collegando. E come sapete siamo arrivati al finale di stagione per questo laboratorio. Vedo collegata Cecilia Fabaro che terrà l'incontro con me. E quindi per questa sera, appunto, come avete visto dal titolo, ci concentreremo su Virginia Woolf, ma in particolare appunto in maniera coerente con il tema del laboratorio e anche con quello che abbiamo fatto già negli incontri precedenti sulla scrittura dei racconti da parte di Virginia Woolf. Appunto anche questa sera non sono da sola. E quindi è con me appunto Cecilia Favaro. Si tratta, come è stato negli incontri precedenti, di una giovane studiosa che si è laureata in culture moderne comparate recentemente con una tesi in letteratura inglese e una tesi che si è occupata nello specifico di Woolf, in particolare in relazione al linguaggio metaforico. E come avevo menzionato per Sara Palumbo e Simone Dalmasso, anche per la tesi di Cecilia è in progetto la pubblicazione, quindi è quello appunto a cui Cecilia sta ora lavorando alla revisione per la pubblicazione. Allora, intanto, come abbiamo fatto le volte precedenti, metto a disposizione il PowerPoint. Che però, come sapete, sarà poi anche disponibile sul sito insieme alla registrazione di questo incontro, quindi insomma sul sito di Rissoli Lab, per cui sarà possibile per voi anche accedere a questi materiali. Allora, che cosa abbiamo pensato per questo incontro? Appunto, Modern Fiction, racconto e sperimentalismo in Virginia Woolf. Ora, a differenza di quello che ci è successo, per esempio, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, in cui Simone Dalmasso ci ha presentato un autore nigeriano che immagino non fosse conosciuto alla maggior parte di noi, ci troviamo qui invece davanti a un'autrice molto conosciuta e quindi è necessario, credo, avere, diciamo, delle linee guida per non andare avanti appunto parlare per settimane come invece uno potrebbe fare se dovesse semplicemente parlare di Wolf e io in particolare. E quindi su che cosa ci concentriamo? Su appunto i racconti scritti da Wolf, che credo di poter dire Oh, fanno sì. parte. Chiedo cortesemente di spegnere i microfoni perché da questa visualizzazione io non posso farlo, grazie. E quindi appunto credo sia una parte della produzione di Woolf, questa relativa ai racconti, che tendiamo a leggere un pochino di meno, almeno questa è la mia percezione, perché invece appunto conosciamo Woolf per i suoi romanzi e conosciamo Woolf anche come icona, no? Perché appunto è diventata un'icona della scrittura femminile, anche del femminismo. Anche la sua biografia ha suscitato moltissimo interesse, moltissima curiosità. Però, bene, scusate, chiedo per favore a tutti i partecipanti, no? Funziona così, per cui spegnete cortesemente il microfono e se volete potete tenere la telecamera accesa, non siamo molti, quindi la connessione ovviamente insomma, può reggere, però è molto importante invece spegnere i microfoni, poi appunto durante il dibattito invece avremo molto piacere a sentirvi, grazie. Quindi ritornando insomma al nostro discorso, dicevo che forse appunto conosciamo altri aspetti di Woolf, ma alcune parti della sua scrittura non ci sono così
così note. Io dico sempre che in realtà se si legge un po' tutto il corpus di Wolf, ossia veramente le lettere, i diari, eccetera, eccetera, si ritrovano moltissime corrispondenze, cioè che è come se Wolf veramente avesse passato tutta la sua vita a scrivere qualsiasi cosa, e il suo stile è molto riconoscibile in tutto quello che scrive. Quindi ci sono delle ricorrenze di metafore, di lessico, che proprio veramente viaggiano dalle lettere al diario, ai saggi, ai racconti, ai romanzi, che sono quelli forse insomma che conosciamo meglio. Allora, abbiamo voluto connettere appunto la scrittura da parte di Wolf di racconti, quindi di forme brevi sulle quali, sulla cui natura, no, il racconto, ci siamo interrogati tanto già negli incontri dell'anno scorso, così come in questi ultimi incontri che abbiamo fatto, allo sperimentalismo. Allora, non è facile, diciamo, definire lo sperimentalismo, di Wolf, però ho pensato, che, potevamo partire proprio da quello che abbiamo scelto come titolo, Modern Fiction, che, come sappiamo, è il titolo di un saggio, che Wolf ha pubblicato nel 1919 e che viene, retrospettivamente, ovviamente, considerato un po' come il manifesto del modernismo in lingua inglese. Ovviamente dico retrospettivamente, anche perché siamo noi che abbiamo poi, no, definito appunto questo movimento modernismo, non si è definito tale da solo. Però appunto questo saggio scritto da Wolf viene considerato, diciamo, emblematico perché tocca tutti i punti che ci spiegano che cosa è il modernismo, che cosa gli autori modernisti, nel campo della prosa, quelli in lingua inglese, quelli ovviamente che noi abbiamo più presenti, sono Virginia Woolf e James Joyce, che Woolf cita in questo saggio, che cosa, qual era il loro intento, cioè che cosa volevano fare di diverso, ma soprattutto, e questo è sempre il punto della sperimentazione, perché sentivano che a quel punto fosse necessario creare delle opere d'arte diverse. Allora Woolf in questo saggio collega appunto tale novità delle forme, della forma di scrittura, alla novità della vita, ossia al fatto che appunto all'inizio del XX secolo si sono prodotti dei cambiamenti nel modo di vivere, nel modo di sentire, che richiedono anche una scrittura diversa. Allora, questa è appunto una parte molto chiara e molto anche citata, famosa, insomma, del saggio, che spiega, in cui appunto Wolf, attraverso una serie di immagini che sono appunto, come dicevo prima, immagini che poi rimarranno ricorrenti nella sua produzione, che cosa intende per vita moderna, cioè in che modo la vita dell'inizio del Novecento è diversa, non è più la stessa rispetto alla vita dell'Ottocento. Leggo, esaminiamo per un momento una mente ordinaria in un giorno ordinario. La mente riceve una miriade di impressioni, triviali, fantastiche, evanescenti o incise con l'acutezza dell'acciaio. Da ogni parte arrivano una pioggia incessante di innumerevoli atomi e man mano che cadono, man mano che assumono la forma della vita del lunedì o del martedì, l'accento cade in maniera diversa da una volta. Il momento di importanza si è presentato non qui ma là, cosicché se lo scrittore fosse un uomo libero e non uno schiavo, se potesse scrivere ciò che sceglie, non ciò che deve, se potesse basare il suo lavoro sul proprio sentire e non sulla convenzione, non esisterebbe trama, né commedia, né tragedia, non intreccio d'amore o catastrofe nello stile accettato e forse non un singolo bottone cucito alla maniera dei sarti di Bond Street.
Allora, queste sono le immagini, le metafore proprio, che Wolf utilizza per rendere la vita moderna. Quindi questa immagine, che poi appunto è rimasta piuttosto famosa e che ritorna anche appunto nei suoi romanzi, è quella di una pioggia incessante di atomi, quindi una pioggia di stimoli scomposti, nel senso non un'idea di omogeneità. Una pioggia di stimoli in cui quello che è importante, e in questo senso dice l'accento cade in maniera diversa da una volta, quello che è importante, lo dirà anche dopo e dopo lo leggeremo, non è più quello che veniva considerato importante una volta. Quindi, per cogliere questo tipo di percezione, dice Wolf, lo scrittore dovrebbe liberarsi dalle convenzioni. Quali convenzioni? Quando menziona appunto questi bottoni cuciti alla maniera dei sarti di Bond Street, fa riferimento in realtà a un tipo di forma romanzesca molto dettagliata nella descrizione della realtà esterna. Mentre invece il cambiamento, secondo Wolf, dovrebbe essere quello di uno spostamento del punto di vista, quindi uno spostamento che non si preoccupasse le convenzioni della forma romanzesca in questo caso, ossia che cosa, secondo il modello dell'Ottocento era considerato, appropriato, per produrre in un romanzo un personaggio di un certo tipo. Un intreccio, vedete che cita appunto intreccio d'amore, catastrofe, cioè cita tutti gli elementi, diciamo, che erano i must di quello che era considerato un proper romanzo dell'Ottocento. Invece, dice Wolf, lo scrittore dovrebbe avere il coraggio adesso di basare il proprio lavoro sul proprio sentire. Ho diciamo voluto qui tradurre sentire, perché vedete che nel testo non è feelings, non sono i sentimenti. Ma his own feeling. Questo è molto importante perché ci apre a questa prospettiva che vediamo anche nella prosecuzione del testo, che non è appunto una scrittura di propri sentimenti, del proprio io, anzi devo dire che insomma Wolf ragiona molto su quanto ingombrante sia l'io nella scrittura, ma è invece una scrittura basata sul sentire ed è un sentire che, come vedete, perché appunto non parla, no? Non dice dovrebbe, cioè la nostra vita è composta dai nostri pensieri, dalle nostre sensazioni, parla degli stimoli esterni, quindi è un sentire che è un recepire gli stimoli esterni ed è proprio questo incontro fra la nostra coscienza e il mondo esterno. Nella prosecuzione fornisce, appunto, di questo saggio, fornisce appunto un'immagine che è ugualmente rimasta molto famosa e dice che la vita non è una serie di lampioncini sistemati in maniera simmetrica, ma è a luminous halo, un alone luminoso, a semi-transparent envelope, un involucro tradotto qui, semi-trasparente, che ci circonda dall'inizio della coscienza fino alla fine. Allora, che immagine ci dà qui? Ci dice le cose, la nostra percezione, quello che noi sperimentiamo, in realtà non si presenta ai nostri sensi in maniera ordinata, in categorie, ma in maniera caotica, non ordinata in maniera simmetrica. Wolf percepisce in questo tipo invece di ordine simmetrico se viene fornito dal romanzo, cioè se il romanzo sistema questi elementi in uno sviluppo, no, temporale, spaziale e di personaggi rigido. Questa, secondo Wolf, è una sistemazione che va a privare la vita del suo carattere reale, cioè di come è veramente, del suo carattere dinamico e del suo carattere, questo ce l'abbiamo, ci viene reso molto bene da questa immagine dell'alone luminoso, sfumato, indefinito, e in cui ogni cosa sfuma in un'altra. E quindi, appunto, tutto ciò che è
netto, categorico, diviso in categorie, viene trasformato da Wolf in questa immagine in no, la vita non è appunto così netta, così chiara, ma invece appunto un alone luminoso, a semi-transparent envelope. Questa immagine dell'envelope, della busta o dell'involucro ricorre molto in Wolf, c'è anche in To the Lighthouse, c'è in altri saggi, ed è l'idea di qualcosa che contiene. Ma in maniera dinamica, nel senso che tiene insieme le nostre sensazioni, dà un momento di coerenza alle nostre sensazioni, ma solamente in maniera temporanea. E questo è un altro, insomma, dei punti chiave che appunto conosciamo di Wolf, cioè il suo insistere sul carattere effimero, evanescente delle sensazioni. E infatti dice: non è forse compito del romanziere rendere questo spirito mutevole, non conosciuto e non circoscrivibile, e cioè la vita, rendere la vita che qui definisce appunto Varain, appunto che muta continuamente, unknown, quindi che non è conosciuto, and uncircumscribed, vedete nel rapporto con envelope, è qualcosa che si può, diciamo, racchiudere e contenere fino a un certo punto. Non totalmente, quindi il romanziere dovrebbe, se vuole veramente rendere la vita, rendere questo carattere sfuggente, dinamico, anche incomprensibile. Noi sperimentiamo la vita, renderlo in tutti i suoi aspetti, quindi qui cita, no? Qualsiasi aberrazione e complessità esso possa mostrare, cioè non renderlo comprensibile per forza, non renderlo piacevole per forza, con la minore mescolanza possibile con l'alieno e l'esterno. Quindi è, diciamo, in ragione di sottolineature come queste, chiarimenti come questi rispetto a su che cosa la letteratura e con quali metodi la letteratura si sarebbe dovuta concentrare sul compito di rendere la vita, che ovviamente noi ricaviamo anche appunto l'indicazione che ci viene sempre data rispetto agli scrittori modernisti rispetto al fatto che il focus della loro scrittura si concentra più sull'interno, su un punto di vista interno piuttosto che esterno. E questo è vero, però è vero fino a un certo punto, nel senso che può essere un pochino più complicato, nel senso quello che appunto noi sappiamo, per come ci capita di incontrare la scrittura di scrittori modernisti come Wolf e Joyce, è che la loro scrittura è indissolubilmente legata a questa appunto nozione di stream of consciousness, che però è in realtà molto complicata, nel senso che quando noi parliamo di flusso di coscienza, in realtà possiamo, diciamo, farlo rispetto al contenuto, che è la famosa nozione che era stata introdotta da William James, cioè il fatto che all'interno della nostra mente i pensieri, i ricordi, la rielaborazione delle sensazioni vivrebbe sotto forma di un flusso, quindi appunto non, no, in maniera appunto separata e ordinata. Però, appunto, i nostri contatti spesso con le categorie, proprio le definizioni della letteratura modernista, portano spesso invece a così far dire che la tecnica utilizzata dagli scrittori modernisti è quella del flusso di coscienza. E questa in realtà è un'imprecisione, nel senso che se appunto analizziamo, guardiamo i testi di questi autori, ci rendiamo conto che in realtà la tecnica utilizzata per rendere non solo la coscienza, ma appunto questo incontro, come metto qui, registrare come mente e sensi interagiscano con la realtà esterna, in realtà questo nelle opere di Virginia Woolf, e questo succede anche nelle opere di Joyce, non succede attraverso una tecnica, ma attraverso una serie di tecniche diverse.
Quindi una di queste tecniche è effettivamente quella che probabilmente tendiamo a sovrapporre al flusso di coscienza, cioè il monologo interiore. Però in realtà questo, il monologo interiore, cioè il fatto che noi apriamo il romanzo e ci troviamo in contatto con una voce, in prima persona che sembra trasmetterci i propri pensieri in maniera, diciamo, senza una sovrapposizione razionale, che per esempio, appunto, una parte molto conosciuta, antologizzata anche della letteratura modernista, che è quella dell'ultimo episodio di Ulysses, no? Penelope. Ecco, in realtà quella cosa lì, quella tecnica lì, viene usata in maniera molto parsimoniosa da questi scrittori. Per esempio, in Ulysses è presente solamente in quell'episodio di un libro, invece che, come sappiamo, insomma, è molto lungo. E da Woolf nei romanzi non è praticamente mai utilizzata. Quello che viene invece utilizzato è che invece è molto più complesso anche per noi lettori, cioè suscita molta più disorientamento in noi lettori piuttosto che leggere appunto le peregrinazioni mentali di un'unica voce, e invece una mescolanza di voci, cioè quello che noi troviamo più comunemente in Wolf, nei romanzi di Wolf, è invece, come appunto ho riassunto qui, una narrazione in terza persona. Ci sono appunto delle mescolanze fra quello che si potrebbe individuare come monologo interiore, quello che invece si potrebbe individuare come discorso in dialetto libero, e soprattutto c'è molto spesso di distinguere il punto di vista, che è quello di cui avevamo parlato anche nell'incontro con Sara Palumbo, ossia attraverso chi noi vediamo la vicenda, di chi sono le sensazioni che ci vengono narrate, di chi sono le immagini, le metafore, le similitudini che ci vengono proposte nel testo. Ho messo qui, per chi appunto fosse interessato ad approfondire questo aspetto, tre testi, insomma, che sono una Bibbia per chi come me si è, insomma, a lungo interessata di tecniche di rappresentazione della coscienza, che sono appunto tre testi, che con un taglio di stilistica, quindi di analisi linguistica del testo letterario, analizzano proprio le diverse tecniche attraverso le quali vari scrittori hanno appunto reso la coscienza. Non sono, come dicevamo anche appunto parlando nel dibattito al termine dell'incontro con Sara Palumbo, non dobbiamo avere paura di questi studi, nel senso che non ci tolgono la magia dei testi, anzi, devo dire, secondo me, che infittiscono il mistero, nel senso che ci fanno capire quanto complesso sia appunto la costruzione di questi testi, e perché questi testi hanno un impatto così forte su di noi, proprio perché appunto prevedono una complessità, soprattutto a partire dal punto di vista, una complessità che però abbiamo letto prima non è fine a se stessa, ma è appunto deriva proprio da questo tentativo molto difficile di dare voce alla coscienza. Dare voce alla coscienza nel momento in cui incontra la realtà esterna. E da questo punto di vista, ho messo qui una, appunto, ulteriore citazione di Modern Fiction, in cui appunto Woolf peraltro cita anche Joyce, dicendo appunto, individuando quello in maniera sempre più specifica, in che modo i giovani scrittori, quindi quelli che in quel momento erano i giovani scrittori che stavano facendo scandalo proprio per il fatto di scrivere in maniera diversa, violando quelle che erano le convenzioni del secolo precedente per la costruzione romanzesca, quello che secondo Woolf questi scrittori stanno facendo e qual è il loro merito. Ovviamente lei si mette, diciamo, implicitamente fra tali scrittori. Vedete che appunto quello che Woolf sottolinea nella scrittura di Joyce è un tentativo di avvicinarsi maggiormente alla vita, e come appunto
dicevo prima, che cosa dice, che quale dovrebbe essere appunto il compito del romanziere, quello di registrare gli atomi, così come cadono sulla mente nell'ordine in cui cadono, di tracciare l'ordito, per quanto disconnesso e incoerente possa apparire, che ogni vista o incidente incide sulla coscienza. Quindi questa pioggia incessante di atomi che ha menzionato poco prima nel saggio, è questa che deve diventare appunto il terreno del tentativo di, diciamo, ricreazione da parte dello scrittore. In che modo? Quello che è molto importante è appunto record the atoms as they fall upon the mind in the order in which they fall. Io qui ho tradotto man mano che, no, così come cadono, ho avuto appunto ovviamente. Tradurre Wolff è un'esperienza di una complessità immane, quindi ho avuto mille ripensamenti. Per questo as in inglese sia temporale e sia appunto nella maniera in cui che si perde in una traduzione italiana, almeno io non sono stata in grado di renderlo, nel senso che ho dovuto operare una delle due scelte. Ho preferito rendere l'idea di, appunto, è quello che dicevamo prima, nel modo in cui cadono. E direi anche mentre cadono, cioè non sovrapponendo loro un ordine che non hanno, ma cercando di registrarli così come sono, nella loro incoerenza. Qual è il ruolo di tutto questo nel racconto? Allora, come vedete qui ho riportato le opere principali di Wolff e ho sottolineato Monday or Tuesday, che è l'unica raccolta di racconti che Wolff ha pubblicato in vita. L'ho messa nella, appunto così, nella sequenza delle opere di Wolff per sottolineare un punto che insomma è una mia ipotesi che avevo già avanzato qualche anno fa, come vi dicevo anche diciamo, nello studio dei testi di Wolff, i racconti sono meno frequentati. Però del lavoro è stato fatto e avevo partecipato insomma, a uno studio specifico. Sui racconti di Wolff, che era stato pubblicato da questo gruppo di studio, di studiosi wolffiani francesi che fanno insomma delle cose veramente molto, molto interessanti su Wolff. La mia ipotesi allora, parlo di qualche anno fa, che devo dire, cioè, con la quale sono ancora d'accordo, che insomma non era così scontato, è la seguente, che i racconti siano serviti a Wolff proprio come una palestra di sperimentazione, cioè che si sia permessa di diciamo, sperimentare nella forma breve di questi racconti, tutta una serie di tecniche che avrebbe poi sviluppato nei suoi romanzi. Perché dico questo? Perché, come vedete, la raccolta si colloca proprio esattamente come, diciamo, momento divisorio, la raccolta di racconti fra le opere The Voyage Out e Night and Day, che sono considerate più convenzionali. Anche se appunto a leggerle si trovano insomma molte cose interessanti non così convenzionali, però la produzione più diciamo chiaramente sperimentale di Wolff è considerata quella a partire proprio da Jacob's Room. E quindi mi pare che appunto si possa avanzare l'ipotesi che questa scrittura dei racconti da parte di Wolff abbia rappresentato per Wolff appunto una sorta di sperimentazione proprio in testi brevi di una serie di tecniche. Alcune delle quali sarebbero state da lei sviluppate nei romanzi, altre sarebbero state scartate. E ultima cosa che dico rispetto a questo, a supporto, diciamo, di questa mia tesi, è questa citazione dal diario di Wolff, lunedì 26 gennaio 1920, e scrive: più felice oggi di quanto non fossi ieri, essendo arrivata questo pomeriggio una qualche idea di una nuova forma, di un nuovo romanzo. Supponiamo che una cosa debba sbocciare dall'altra, come in un written novel, solo non per 10 pagine, ma per 200 giù di lì.
Non dà forse ciò il carattere allentato e leggero che voglio, non risulta forse ciò più vicino e mantiene però forma e velocità e non racchiude forse tutto, tutto. Allora fa riferimento proprio alla stesura di Jacob's Room, che sarebbe, come abbiamo visto, uscito nel 1922, che era presente il suo primo romanzo, diciamo, di rottura verso una forma più sperimentale. E più felice oggi di quanto non fossi ieri, il giorno prima, 25 gennaio, era il suo compleanno, che però, come molti di noi, non viveva, diciamo, con leggerezza, perché sentiva drammaticamente il passaggio del tempo. E qual è la cosa rilevante, che collega proprio, diciamo, l'illuminazione rispetto alla forma che vuole dare a questo nuovo testo, che sarà più sperimentale di quelli precedenti, a uno dei racconti della raccolta, che è un written novel. Per quale motivo? Perché quel racconto presenta queste caratteristiche, cioè un carattere appunto the looseness, questo carattere allentato, la leggerezza, get closer. Quindi riesce, diciamo, ad arrivare più vicino, direi forse più vicino al punto, sul punto che dicevamo prima. Tuttavia mantiene sia la forma sia la velocità e riesce a racchiudere tutto. E quindi, appunto, in virtù di questo, penso che nella panoramica che faremo dei racconti, metteremo in evidenza questo. Penso che Wolf, abbia, appunto, proprio si sia come sentita libera di sperimentare in questi racconti. Perché? Non sia, diciamo, andata avanti poi, allora, a scrivere racconti, se era una forma che la liberava così tanto. Ho un'ipotesi anche su questo, che però avanzerò nella seconda parte, lasciando questo suspense, e lascio invece la parola a Cecilia Favaro. Professoressa, non so se mi si sente. Ok. Innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio appunto la professoressa, ma anche il Comune di Rivalta, il professor Peristinotto, per diciamo, l'occasione di questo incontro. Procedo a condividere il mio PowerPoint. Ok. E allora. Si vede, penso di sì. Appunto, il racconto su cui mi vorrei concentrare in questo incontro è The String Quartet, ossia il quartetto d'archi, un racconto appunto tratto dalla raccolta a cui faceva cenno la professoressa Monday or Tuesday del 1921. E che ho scelto perché penso ricrei in modo molto efficace un'esperienza che molti di noi fanno, ossia l'esperienza di assistere ad un concerto, in questo caso appunto di un quartetto d'archi. E diciamo che il racconto sembra ricreare in maniera appunto molto efficace l'esperienza complessa, immersiva del concerto. Il fatto che l'ascoltatore, spettatore, riceva numerosi, diversi stimoli, sia dal contesto in cui si trova, dalle persone attorno, piuttosto che appunto dal luogo, dall'ambiente in cui si trova, sia dalla musica come stimolo per l'immaginazione, la memoria e le emozioni, elementi che vengono messi in luce appunto all'interno di questo racconto. Allora, ho deciso di appunto partire giustamente dall'incipit perché oltretutto mette, penso che da subito metta in chiaro alcune caratteristiche di questo testo, ossia quello a cui accennava la professoressa, ossia la ricerca di Wolf a livello stilistico-linguistico e quindi lo sperimentalismo di questi testi. La lettura di questi testi, infatti, non è, non è, è molto diversa rispetto alla lettura, diciamo, di un racconto standard, perché il lettore non viene guidato, non viene accompagnato nella lettura, bensì molto spesso si trova disorientato, spiazzato appunto dal racconto, dal testo stesso.
E appunto ne farò un esempio partendo ecco, dall'incipit, di cui tra l'altro la traduzione di dei passi in italiano e di Lucio Angelini, ma in alcuni passi dove ho scritto modificata la Cecilia Fabaro sono state fatte delle piccole modifiche per mettere in luce alcuni aspetti dell'analisi che intendevo fare. Beh, eccoci qua e se si dà un'occhiata in giro per la sala si capirà che metropolitane e tram e omnibus, non poche carrozze private e persino direi landò con Alcova interna, hanno avuto un bel da fare a intrecciare una rete di fili da un capo all'altro di Londra. Tuttavia comincio a nutrire i miei dubbi. Da questo, allora, innanzitutto ho segnato un inizio in medias res, ossia questo, beh, eccoci qua, well, here we are. Rappresenta appunto un diciamo cala immediatamente il lettore nella realtà di questo io narrante, appunto di questo narratore intradiegetico, quindi interno alla storia, che inizia appunto a descriverci parzialmente l'ambiente attorno a sé. Appunto un inizio che sembra che ci catapulta subito nel mezzo del, diciamo, dell'azione e oltretutto sembra appartenere a un discorso già iniziato in precedenza, ma sembra proseguire un discorso iniziato in precedenza che però ovviamente non ci viene dato. E, vengono dati alcuni diciamo, riferimenti al contesto in cui si trova il narratore, ossia una, the room, la sala, una stanza. Il riferimento a queste, ai mezzi di trasporto che richiamano un ambiente di città, cittadino, che infatti viene confermato dal riferimento a Londra, quindi si è a Londra e si è in una sala, però diciamo non ci vengono dati ancora altri dettagli. Un'altra cosa che vorrei far notare, che poi diciamo spiegherò meglio dopo, è questa prima. Questa frase segnata in rosso, tuttavia comincia a nutrire i miei dubbi, che è una delle tante frasi, diciamo, interrotte che troviamo nel racconto. Uno dei tanti pensieri interrotti di questo narratore, che segnalato dal dash, quindi da questo trattino che è molto utilizzato da Wolff anche proprio per segnalare la discontinuità, diciamo, all'interno della rappresentazione proprio del pensiero e diciamo della coscienza e questo appunto vediamo diciamo nella slide successiva come continua questo dopo questa interruzione questo pensiero questo flusso di pensieri. Se è vero infatti come dicono che Regent Street è interrotta, il trattato firmato che non fa freddo per la stagione in cui siamo. Se i vincoli del sangue mi impongono di stringere cordialmente, inchinandomi in avanti, la mano che forse mi è offerta con esitazione, 7 anni che non ci vediamo, l'ultima volta a Venezia, ma ti ho riconosciuto subito, eppure la guerra ha creato un'interruzione. Quindi, dopo questo, che cosa è successo? Questo pensiero interrotto si interrompe perché emergono altri pensieri, ossia queste costruzioni ipotetiche. Appunto introdotte da se in italiano, if in inglese, che si accumulano. Io ho tagliato un pezzetto, ma insomma l'elencazione è più lunga, e non vengono però, diciamo, esse rimangono in sospeso di fatto, perché come vediamo c'è un'ulteriore interruzione del pensiero. Quindi, però, in questo caso l'interruzione non emerge non è dovuta all'emergere di un altro pensiero del narratore, bensì all'intervenire della realtà, diciamo, esterna alla realtà, diciamo, all'ambiente circostante in cui si trova, ossia una voce, appunto, che sembrerebbe rivolgersi al narratore, anche se non abbiamo certezze su questo dialogo, perché esso viene inserito senza che ci venga esplicitato. Chiaramente tra chi avviene e quindi possiamo immaginare che possa essere un dialogo che possa avvenire tra il narratore e appunto un altro una persona appena incontrata, ma
questo non ci viene di nuovo, diciamo, non ci viene esplicitato. Quindi si notano alcune caratteristiche già da questo inizio, ossia, diciamo, un testo in cui ci sono continue svolte, diciamo, svolte improvvise, cambi di prospettiva, senza che ci vengano esplicitati, diciamo, le connessioni in essi tra una porzione di testo e l'altra. Questo rende anche, diciamo, la struttura un po' frammentaria, sembrano quasi un po' dei frammenti giustapposti, diciamo, e appunto di cui non vengono esplicitati in essi. Un'ulteriore cosa, appunto, che non si può mostrare nel racconto, ma che appunto dirò, è che, appunto, come si è visto all'inizio, i dati concreti, le coordinate spaziali, temporali, ma anche dei dati sul narratore stesso, quindi sull'identità di questo narratore che sta parlando, sono parziali e verranno dati solo. In particolare, diciamo, i dettagli spaziali solo più avanti, dove viene esplicitato che si è in una sala con altre persone, un pubblico di alta, diciamo, si intuisce che è diciamo, di alta borghesia, anche dipinto con ironia da Wolf, in cui è seduto, ovviamente in cui si trova anche il narratore, in cui è seduto come spettatore. E di questo narratore, però, appunto, nel corso del racconto non avremo. Non sapremo quasi nulla, quindi questa figura rimane del tutto, diciamo, incerta. Allora, diciamo, ho tagliato alcune parti, però appunto ci tenevo a far vedere, a mostrare soprattutto il momento in cui, in questo concerto, appunto, in cui tutti stanno aspettando il narratore e il pubblico. Inizia e all'inizio iniziato il concerto, iniziata la musica, avviene qualcosa che anticipo qui e che poi si vedrà meglio negli esempi testuali. Ossia, il fatto che dal momento che la musica inizia, si assiste ad un alternarsi di riferimenti alla realtà esterna appunto al narratore, quindi per esempio si ritrovano spesso questi dialoghi del pubblico che vengono inseriti appunto anche in quel caso senza esplicitare tra chi avvengono, vengono semplicemente inseriti nel testo e dettagli di ciò che avviene in sala, diciamo a sprazzi, quindi riferimenti a sprazzi della realtà. Della realtà esterna e invece in alternanza riferimenti alla realtà invece interiore, quindi del narratore, cioè ciò che avviene nella sua mente durante l'ascolto della musica, del concerto. Quello ciò che avviene è appunto la musica stimola nel narratore una serie di immagini, di fantasie, di visioni che ci danno, e questo, diciamo, questa giustapposizione tra l'una e l'altra realtà, che spesso non vengono chiaramente distinte, nettamente divise da Wolf, ricrea proprio appunto la quello che ho detto all'inizio, cioè l'idea del concerto come esperienza complessa e in cui si ricevono simultaneamente stimoli diversi. E quindi sia appunto dall'esterno che rispetto a ciò che la musica suscita in noi. E questo crea ovviamente questa mancanza di distinzione, crea una forte ambiguità nel testo. E appunto perché appunto il lettore si trova sempre nella situazione anche di dover tornare indietro a rileggere per farsi un'idea autonomamente e dare una propria interpretazione in un certo senso su che cosa stia succedendo e dove. La musica viene inoltre evocata, e questo è un punto molto interessante, la musica del concerto viene appunto evocata attraverso queste immagini.
immagini che di per sé suscitano, evocano le caratteristiche di questa musica, ossia ne evocano il movimento, l'energia, i toni. Per cui si può dire che noi vediamo le immagini che vengono suscitate nel narratore e allo stesso tempo queste immagini suggeriscono al lettore che musica il narratore stia ascoltando, perché noi non sappiamo quasi nulla di questa musica, è un altro dato che non ci viene detto, viene accennato, si fa accenno in un dialogo che si tratta di forse di Mozart, di un Mozart giovanile, ma in verità non c'è dato nessun dettaglio concreto, lo possiamo solo capire dalle immagini che vediamo. E in questo io ho rivisto diciamo quella che mi sono, diciamo, ho pensato a la sinestesia che è stata molto approfondita da la ragazza che ha parlato al primo incontro, Sara Palumbo, che appunto è un'esperienza sinestetica che, come ho sottolineato nella definizione, è appunto l'insorgenza per lo più di un'immagine visiva in seguito a uno stimolo acustico. In realtà, questo nel caso specifico, ma potrebbe lo stesso ovviamente in relazione ad altri sensi. Si ha uno stimolo, quindi uno stimolo sensoriale di un tipo, a uno stimolo sensoriale di un tipo risponde una. L'insorgenza di invece di un senso differente. E in questo caso, appunto, la musica in questo narratore evoca immagini. E un altro modo attraverso cui, come si vedrà nei testi, Wolf riesce a rappresentare la musica. E l'uso di ripetizioni, allitterazioni, onomatopee, quindi figure di suono, e un uso della sintassi espressivo e molto peculiare che appunto richiama appunto la musica del concerto. Un esempio testuale è questo: fiorisci, sgorga, germoglia e rompi il pero in cima alla collina, fontane zampillano, gocce cadono. Ma le acque del Rodano scorrono veloci e profonde, tumultuando sotto le arcate, e spazzano via la scia di piante acquatiche, dilavando ombre sopra i pesci argentati. Saltano, spruzzano, sfregano pinne aguzze, e un tale ribollio di corrente che i ciottoli gialli sono rimestati in cerchio ancora e ancora e ancora. Allora, questo passo, che è il primo, diciamo, la prima delle immagini suscitate nel narratore, sembra richiamare appunto attraverso queste immagini di pesci, di acque turbinose, di ciottoli rimestati dalla corrente, di spruzzi, fontane, sembra richiamare appunto una musica veloce, energica, dinamica. Oltretutto si nota un'attenzione per movimenti in ascesa e in discesa, per esempio ovviamente le fontane che zampillano richiamano un movimento verso l'alto, le gocce che cadono e anche in parti che ho dovuto tagliare ci sono questi riferimenti diciamo, a un movimento verso l'alto, un movimento verso il basso. E splash, per esempio, un esempio di quello che ho detto prima, splashing, scraping, sharp fins, ha per esempio l'allitterazione della S, splash è fortemente è onomatopeico, round and round, che ho cercato anche diciamo, di sottolineare anche nel testo in italiano, è una ripetizione che appunto rende rende appunto il movimento, diciamo, della musica che si ascolta. Un altro esempio completamente diverso di musica è invece questo: si levano bianche arcate saldamente fissate a pilastri di marmo, passi e squilli di tromba, frastuono e clangore, solida costruzione, salde fondamenta, moltitudini in marcia. Confusione e caos sgominati, ma la città verso cui viaggiamo
di pietra né marmo e sospesa nel tempo, incrollabile. Nessuna faccia o bandiera saluta o porge il benvenuto. Nudi sono i pilastri, propizia nessuno, privi di ombra, splendenti, severi. Qui appunto che questa è un'altra delle immagini suscitate appunto nel narratore, un'immagine completamente diversa rispetto a quella precedente, perché è un'immagine innanzitutto, vengono richiamate appunto queste immagini architettoniche di una città, questa visione di una sorta di marcia verso una città immateriale. Dopo sembra appunto che questa marcia si muova prima attraverso delle arcate appunto fissate dei pilastri di marmo, quindi qualcosa di solido, per poi superate per arrivare a questa città diciamo appunto immateriale, eterna, che sembra questa immagine molto astratta anche per descrivere appunto la musica. E ho trovato che questo è quello che ha suscitato in me, però, che questa immagine richiamasse una tipologia di musica molto diversa, solenne, grave, maestosa, quindi totalmente, che comunque questa immagine suggerisse quello che sta avvenendo nel concerto. E poi mi sembrava anche molto suggestiva questa paragonare, diciamo, la musica a questa. A questa, diciamo, a questa forma architettonica indefinita e sospesa. Anche qui vediamo c'è un uso importante della allitterazione e per esempio in Trump and Trumpeting, della T, clang and clangor, della C, confusion and chaos. La C di nuovo, ci sono moltissime allitterazioni, una sintassi spezzata, quindi frasi brevi, appunto tutto richiama appunto diciamo il movimento e della musica. Questa è la chiusura dell'esperienza del concerto. Ed è appunto indicata da una sorta di ritorno alla realtà dopo un'esperienza estremamente intensa, estremamente appunto immersiva, come si diceva. Leggo la traduzione: mi ritraggo allora, non più desiderosa, impaziente solo di andare, di trovare la strada, di far caso agli edifici, di salutare la venditrice di mele, di dire alla cameriera che apre la porta, una notte stellata. Buonanotte, buonanotte, vai da questa parte, ahimè, io da quell'altra. Appunto, l'ho trovato interessante perché anche in questo caso chi ha stato, diciamo, chi ha vissuto l'esperienza del concerto, ma anche forse a volte dell'uscita da un cinema dopo aver visto un film particolarmente intenso, diciamo che richiama proprio quel senso di spaesamento che si ha e il bisogno quasi di ritornare a qualcosa di diciamo di familiare, di concreto, e quindi in questo caso l'interazione con gli altri o appunto le strade che si conoscono, gli edifici della propria città. E quindi a segnalare proprio che l'esperienza precedente è quasi una realtà a sé stante di totale immersione. Allora, diciamo a conclusione volevo introdurre questo argomento diciamo complesso, però che proverò a rendere in maniera molto così semplice, ossia la metafora cognitiva o metafora concettuale che ho approfondito nella tesi e che ho ricollegato al tentativo appunto di Wolf di rappresentare metaforicamente la mente, sì, la mente, scusate, la musica, quindi la musica del concerto, qualcosa di in un certo senso astratto perché diciamo non sì, nel senso appunto di tendenzialmente astratto con immagini concrete come quelle che abbiamo visto. L'immagine appunto dei pesci, dell'acqua, piuttosto che di questa città.
E quindi ha questo movimento dall'astratto al concreto, che è stato fatto anche da Wolff per riuscire a trasmetterci qualcosa di quasi indefinibile attraverso il linguaggio, che è molto difficile riuscire a trasmettere attraverso il linguaggio, proprio perché la musica, diciamo, non è linguistica, diciamo, non è composta di linguaggio. E lo ritrova, è lo stesso meccanismo alla base della metafora concettuale, che è un concetto che è stato proposto da due studiosi, un linguista e un filosofo, George Lakoff e Mark Johnson, nell'opera Metaphors We Live By, del 1980, che è stata tradotta in italiano con Metafora e vita quotidiana, che non è esattamente la stessa del titolo originale, che significa invece le metafore attraverso cui viviamo o le metafore con cui viviamo. Insomma, l'idea è proprio che, appunto, come si vedrà, che la metafora fa parte, ha un ruolo molto più importante, molto più profondo e centrale nel nostro modo di pensare e di vivere anche la nostra vita quotidiana, di esprimerci, di quanto pensiamo. Cioè, la loro proposta è che la metafora non sia solamente un fattore linguistico, bensì sia pervasiva nel nostro sistema concettuale, ossia il nostro sistema concettuale sarebbe di natura metaforica. Questo vuol dire che noi, senza esserne coscienti al 100%, utilizziamo delle metafore per comprendere e di conseguenza esprimere dei concetti astratti che facciamo fatica ad afferrare, come possono essere quelli di amore, di tempo, di morte, una serie di, appunto, di concetti astratti utilizzando altri concetti. Spesso più concreti o comunque che legati a delle conoscenze più accessibili per noi. Infatti, quello che dice Lakoff è proprio che quelli che dicono Lakoff e Johnson è che l'essenza della metafora è comprendere e vivere una cosa nei termini di un'altra, e per questo essa è strumento di conoscenza per l'uomo. Il primo esempio che propongo è l'amore è un viaggio. Che è visibile in questi esempi, siamo ad un bivio, la relazione è in un vicolo cieco, non stiamo camminando nella stessa direzione, guarda come siamo andati lontano. Poiché, appunto, i due studiosi sono partiti proprio dallo studio del linguaggio e soprattutto delle espressioni del nostro linguaggio quotidiano per arrivare a capire quanto sia importante la metafora a livello concettuale. E infatti in queste frasi noi vediamo in che modo diciamo, il concetto di amore, di relazione sentimentale venga strutturato, così appunto questo è il termine diciamo, utilizzato dai due studiosi, dal concetto di viaggio, infatti alcuni elementi del concetto viaggio vengono utilizzati per esprimere il concetto di amore e di relazione amorosa. Ad esempio, l'idea che ci sia un percorso, sì, l'idea che ci sia un percorso, l'idea che ci siano dei viaggiatori, uno o più viaggiatori, nel caso di una relazione, due viaggiatori, e l'idea di una destinazione, quindi che corrisponde, diciamo, nella relazione agli obiettivi di una relazione. E questo appunto è visibile, per esempio, in Siamo ad un bivio, gli elementi del il fatto che non, ovviamente noi lo intendiamo subito come se si trattasse appunto, siamo ad un bivio, lo intendiamo nel senso di siamo ad un bivio nella relazione. Appunto, in realtà questa frase dimostra come appunto la relazione sia strutturata dall'idea in un viaggio di due viaggiatori che devono decidere dove andare,
in una biforcazione tra due strade. Ma un esempio ancora più evidente, secondo me, che è quello che a me ha colpito di più, è quello dell'espressione del tempo attraverso lo spazio. Infatti, lo spazio viene molto utilizzato. Per il dominio dello spazio, il dominio concettuale dello spazio è utilizzato molto per scrivere molti concetti astratti, tra cui appunto quello di tempo. Non solo in inglese e in italiano, ma per esempio anche in tedesco, l'orientamento, vediamo come per esempio l'orientamento avanti e indietro venga usato per parlare del presente e del futuro. Noi concepiamo il futuro come davanti a noi, il passato dietro di noi. Come negli esempi, ho molti anni davanti a me, mi lascio alle spalle un anno difficile. È qualcosa che facciamo senza neanche accorgersi, ma di fatto troviamo più facile appunto fare riferimento allo spazio anche proprio perché, lo spazio, perché lo spazio è qualcosa che noi diciamo viviamo attraverso. Anche attraverso il nostro corpo. Infatti, nell'idea, diciamo, in questa teoria di Lakoff e Johnson, della linguistica cognitiva in generale, che è la disciplina in cui si inseriscono, il corpo è un punto di riferimento fondamentale per queste metafore, perché, appunto, la struttura linguistica, secondo loro, è legata profondamente alla nostra esperienza di esseri umani immersi nel mondo, quindi anche rispetto ai nostri movimenti, alla percezione del nostro corpo e rispetto alla realtà. Per questo lo spazio è una cosa che ci viene facile utilizzare per parlare di altro. E l'ultimo esempio, appunto, è l'utilizzo dello spazio, in questo caso dell'orientamento alto-basso, per esprimere invece, per esempio, i concetti di negatività e di positività in relazione, ad esempio, all'umore o al successo, come negli esempi, appunto, le metafore concettuali trovano, diciamo, applicazione, diciamo, nelle espressioni linguistiche, come si è visto, quindi mi sento a terra o il morale alle stelle. Anche qui ovviamente noi associamo inconsciamente il su alla positività, il giù alla negatività. Ovviamente per chiudere tutto questo discorso è legato ovviamente a contesti culturali e contesti linguistici, cioè sono stati fatti comunque studi per ampliare questa ricerca dall'inglese, che era la lingua su cui sono focalizzati i due studiosi, a anche altre lingue, anche lingue completamente diverse, e però chiaramente ci sono, diciamo, differenze culturali da tenere conto. E grazie, ho finito. Sì, grazie, grazie Cecilia, molte grazie. Allora, intanto che appunto riapro per ritornare alla mia parte, sì, come appunto ho messo in evidenza, diciamo, questi studi sulla metafora cognitiva sono veramente fondamentali, nel senso che ci fanno proprio capire tante cose, no, del nostro uso del linguaggio che magari così, insomma, immediatamente non percepiamo, anzi siamo portati a collegare il linguaggio metaforico appunto con all'uso letterario e ancora peggio direi collegare le figure retoriche a diciamo un abbellimento del testo, mentre invece appunto le figure retoriche ovviamente sono cariche di senso. E per quanto appunto riguarda il string quartet, è adatto appunto, ci ha fatto capire molto bene quanto complessa sia la situazione, no, di questi racconti, e non scoraggiamo chi eventualmente appunto non avesse letto i racconti. È vero che se questo insomma, spesso la prosa di Woolf viene sentita come non facilissima e ci si sente appunto, come diceva, rispetto ai racconti, ci si sente persi in quanto lettori. È vero che effettivamente in questi racconti ci si sente un pochino più persi.
Su questo, diciamo, se qualcuno non ha ancora letto i racconti di Wolf e così si incuriosisce in seguito a questo incontro, mi sento di essere, diciamo, mostrare onestà commerciale e specificando che effettivamente ci si sente persi in questi racconti. È per questo che appunto formulo questa ipotesi per cui Wolf si sia lasciato un po' più andare, no? Allo sperimentalismo e proprio per provare certe cose. Però devo dire che questo credo che possa proprio essere la bellezza di questi testi, cioè il fatto veramente di lasciarsi andare. Richiamo un po' questa looseness che avevo citato prima, questo carattere allentato che abbiamo visto infatti in The String Quartet, questo perenne, no, sfumare di una cosa nell'altra. Allora ritorno alla composizione della raccolta, come pubblicata nel 1921, perché vedete che si componeva di 8 racconti. The String Quartet, più o meno quello che appunto Cecilia ha analizzato, era a metà, e si tratta di racconti diversificati, nel senso che, diciamo, offrono al lettore gradi diversi di disorientamento, mettiamola così, nel senso che alcuni sono un po' più narrativi e quindi rintracciamo con più facilità trama, personaggi, eccetera, mentre altri sono invece molto astratti. Oppure appunto molto centrati su, potremmo dire, le peregrinazioni della mente. E appunto porterò due esempi diversi da questo punto di vista, proprio per dare un'idea della varietà e per così, insomma, spiegare perché penso che appunto lì ci sia stato proprio, e questa è la cosa che li rende così interessanti, oltre al piacere di leggerli, una serie di prove di Wolf rispetto a varie tecniche. Segnalo però che questa in realtà non è l'unica raccolta di racconti esistente di Wolf, perché nel 1944, quindi dopo la morte dell'autrice, che è avvenuta nel 1941, il marito Leonard Wolf ha pubblicato questa raccolta, A Haunted House and Other Stories. Le pubblicazioni postume sono sempre un po', diciamo, discutibili, nel senso sullo stato, sullo stato dei testi, sulla scelta. Però, appunto, che cosa troviamo in questa raccolta? Troviamo gli stessi racconti che erano presenti nella raccolta del 21, racconti ulteriori che Wolf ha pubblicato in rivista tra il 22 e il 41, e poi 6 racconti che non erano mai stati pubblicati prima. Allora, che indicazione ci dà questo? Il fatto che di suo, diciamo così, Wolf, dopo questa raccolta del 1921, non ha più pensato di mettere insieme e pubblicare. Come sapete, Wolf e Leonard, il marito, gestivano una casa editrice propria, autonoma, la Hogarth Press, no, domestica, perché avevano appunto il macchinario per la stampa, famosamente nel soggiorno, che era un'impresa che era stata proprio intrapresa per poter pubblicare liberamente, no? Non, diciamo, sottoposti a ciò che sarebbe stato accettato oppure no dalle case editrici. Però appunto il dato è questo, che Wolf pubblica questa raccolta nel 1921, poi continua a scrivere dei racconti, e sono, devo dire, tutti molto interessanti e godibili, però non pubblica, non, diciamo, non prende più l'iniziativa di pubblicare una raccolta di racconti. Allora questo appunto mi ha portato a elaborare ulteriormente la mia ipotesi su, diciamo, il ruolo della scrittura di racconti all'interno della parabola, insomma, della carriera di Wolf. Però in primo luogo vorrei fare questo, cioè vorrei mostrare che cosa si intende quando si dice che i racconti, qui faccio riferimento appunto a quelli contenuti in Monday or Tuesday,
che, come avete visto, lunedì o martedì era citato, no? È proprio un'espressione presente nel saggio Modern Fiction e indica proprio la vita ordinaria, il lunedì e il martedì, cioè come si sviluppa la nostra vita di tutti i giorni. E, cosa intendo, insomma, quando dico che questi racconti Woolf prende, diciamo, l'occasione per varie forme di sperimentazione, provando un po' varie tecniche, tutte ovviamente in accordo con quello che abbiamo visto in Modern Fiction, le premeva di raggiungere, cioè questa rappresentazione della vita nel suo carattere dinamico e in questa interazione fra interno e esterno, come la nostra mente e i nostri sensi rielaborano l'incontro proprio con la realtà esterna. Allora, The Mark on the Wall è probabilmente il racconto più famoso di Woolf. Tra l'altro presenta in alcune edizioni italiane anche, non, cioè anche piuttosto recenti, un problema di traduzione del titolo notevole, perché il titolo viene tradotto in alcuni casi come La macchia sul muro. E tuttavia questo racconto diciamo, ci fa seguire i percorsi mentali di una voce narrante che individua a mark on the wall, cioè un segno sul muro, e si interroga per tutta la durata del racconto, lasciando vagare i propri pensieri in quelle che chiameremo libere associazioni, su che cosa sia quel segno sul muro, se sia appunto il segno lasciato da un quadro, se sia una macchia, oppure, e poi viene rivelato alla fine che cosa sia. Quindi ovviamente è problematico tradurre The Mark on the Wall come la macchia sul muro, diciamo, rendendo esplicito quello che appunto è proprio il punto di mistero del racconto, e tra l'altro però non è uno spoiler perché no, cioè, no, non è la soluzione del mistero, diciamo quello, quindi volendo non è neanche, non funziona neanche come spoiler. E allora questo qui è un caso in cui, come abbiamo visto in The String of Quartet, qual è il punto di vista? Il punto di vista è quello di un io. Quindi vediamo subito che appunto viene detto: Perhaps it was the middle of January in the present that I first looked up. Allora, forse era la metà di gennaio del tempo presente quando per la prima volta ho alzato lo sguardo e ho visto il segno sul muro. Allora, è molto interessante, credo, il fatto che questo racconto inizi con un perhaps, cioè con una indicazione di vaghezza, di impossibilità di indicazione di coordinata temporale. Era una cosa che vi ho fatto notare, per esempio, nel racconto di Doris Lessing, però qui invece è proprio esplicitata proprio formula dubitativa messa proprio all'inizio, quindi diciamo che abbiamo l'anticipazione che tutto il racconto è basato sull'impossibilità di una individuazione precisa. E poi l'altra cosa che invece notiamo subito è la presenza di questo io. Quindi c'è un io che parla. Rispetto a questo bisogna sempre un pochino appunto fare attenzione, nel senso è interessante capire di che io stiamo parlando. In un racconto come questo ci può venire spontaneo identificarlo con l'autrice, con Virginia Woolf. Però in realtà sappiamo che esiste sempre una distinzione fra voce narrante e autore. E quindi, insomma, possiamo cercare di operare questa distinzione, e sentiamo questa come una voce. Che cosa succede? Vi leggo solamente, faccio due brevi commenti. Per fissare una data è necessario ricordare che cosa uno abbia visto. Perciò ora penso al fuoco, la fissa pellicola di luce gialla sulla pagina del mio libro, i tre crisantemi nel contenitore rotondo di vetro sulla mensola sopra il camino. Sì, doveva essere inverno e avevamo appena finito di prendere il nostro tè, perché ricordo che stavo fumando una sigaretta quando ho alzato lo sguardo e ho visto il segno sul muro per la prima volta. Vado avanti, poi torno nell'analisi. Ho alzato lo sguardo attraverso il fumo della mia sigaretta e l'occhio mi si è poggiato. Scusate, ho fatto un errore di battitura per un momento sul carbone che ardeva e quella vecchia fantasia della bandiera cremisi che sventola dalla torre del castello mi si è riproposta.
Scusate, mi si è proposta alla mente e ho pensato al corteo di cavalieri rossi che cavalca su lungo il lato della roccia nera. Con mio sollievo, la vista del segno ha interrotto quella fantasia, perché si tratta di una fantasia automatica, prodotta quando si è bambini, forse. Il segno era un piccolo segno rotondo, nero sul muro bianco, circa 6 o 7 pollici sopra la mensola sul camino. Quanto pronti sono i nostri pensieri a sciamare su un nuovo oggetto, sollevandolo un po', come formiche che trasportano con fervore un filo di paglia e poi lo lasciano. Se il segno era stato fatto da un chiodo, non poteva essere per un quadro, ma doveva essere per una miniatura. La miniatura di una signora con bianchi riccioli incipriati, guance impolverate dalla cipria e labbra come garofani rossi. Allora, che cosa, insomma, capiamo da questo incipit? Il fatto che il racconto si struttura, appunto, fa sì che noi lettori seguiamo i movimenti di questa mente che ci vengono comunicati attraverso, appunto, questa voce che noi sentiamo. E si compone, diciamo, intorno a noi avevamo parlato appunto della Daisy con Sara Palumbo, quindi gradualmente componiamo, no, lo spazio, la situazione, la circostanza solamente attraverso il punto di vista di questa voce narrante, che tuttavia non ci descrive la situazione, ma ci trasporta con lei esattamente in questo, è una citazione dall'interno di questo racconto. The Mark on the Wall, questo sleep easily from one thing to another, cioè scivolare in maniera facile, facilmente, con facilità, da una cosa all'altra. È l'esperienza che noi facciamo leggendo questo racconto, cioè noi, se ci abbandoniamo, veniamo appunto trasportati in questo viaggio da parte di questa voce narrante che parte da un dettaglio minimo, ricordate quello che c'era scritto in Modern Fiction, ossia il significato, la vita può stare non nelle cose piccole, non necessariamente in quello che viene considerato grande. Quindi partendo da un piccolo dettaglio ci porta invece appunto con sé in una serie di associazioni che sono, citava prima Cecilia, la sinestesia della quale si è occupata appunto, scusate, Wolf ovviamente non poteva che attivare questo mio gatto intellettuale, citava prima Cecilia la sinestesia di cui appunto si è occupata Sara Palumbo. E effettivamente sono, e questo è un esempio di racconto molto sensoriale, in cui noi lettori seguiamo proprio gli stimoli, i pensieri, i ricordi di questa voce narrante. Che sono, vedete quanta presenza c'è in questo incipit di colori, di luce e ombra, vedete come delle cose, no? Come questa fantasia di cui parla, che è una fantasia di cavalieri, eccetera, vengano costantemente richiamate attraverso dei colori, colori molto sgargianti, no? Come il rosso. Quello appunto che la considerazione che fa questa voce narrante è il fatto che basta uno stimolo così piccolo perché i pensieri sciamino su un oggetto nuovo. Il verbo usato è proprio to swarm, e questa è un'altra delle immagini chiave di Wolf che si ritrova nei saggi, si ritrova Into the Lighthouse, e quella appunto di una sciame che viene utilizzato da Wolf sia come sostantivo sia appunto nel caso di questo verbo, se ci pensate, ha sempre connesso a quell'idea degli atomi, no? L'idea di piccole particelle in movimento, quindi ci fa visualizzare in questo caso i nostri pensieri, i pensieri appunto come degli sciami che sono sempre pronti a circondare, posarsi su un nuovo oggetto. Poi, e questo è proprio il procedimento che sperimentiamo e l'abbiamo visto anche appunto dagli esempi che ha portato Cecilia, immediatamente l'immagine cambia e quindi quella che qui era infatti una metafora, our thoughts swarm upon a new object, diventa invece una similitudine, as ants carry a blade.
Quindi questo sciame, l'idea dello sciame che è contenuto nel verbo, in realtà diventa l'immagine, cioè c'è appunto il paragone dato dalla similitudine con invece formiche. Quindi vedete che in un unico, diciamo, idea che si vuole esprimere ci sono due immagini metaforiche. Espresse in maniera diversa, una metafora, una con una similitudine e in movimento, cioè che mentre noi leggiamo e quella immagine si trasforma nell'altra. Questo appunto, insomma, dico, per questo motivo dico sempre che la scrittura di Woolf è una scrittura proprio che ricrea l'esperienza, che fa sì che tende a cercare di fare sì che il lettore sperimenti quella stessa esperienza. E poi invece vi leggo solamente appunto l'incipit di Monday or Tuesday, che è questo: pigro e indifferente, scrollando con facilità lo spazio dalle proprie ali, ben sapendo dove andare, l'airone passa sopra la chiesa sotto al cielo. Bianco e distante, assorto in se stesso, incessantemente il cielo copre e scopre, si muove e sta. Un lago offusca nelle sponde, una montagna o perfetto, il sole dorato sui suoi pendii. Giù esso cado, felci, cade, scusate, felci poi, o bianche piume per sempre e sempre. Allora, metto in evidenza solo due cose. La prima è nuovamente la trasformazione dell'immagine che si verifica qui attraverso proprio un'ambiguità di costruzione sintattica. Quindi la prima immagine che ci viene data è quella di un airone, che tuttavia ci compare solamente alla seconda riga. Però quando poi noi passiamo alla terza riga, white and distant, absorbed in itself, endlessly, è veramente fino a qui, almeno fino a absorbed in, perché itself non può più riferirsi al di Heron, che è maschile nella formulazione precedente, però diciamo che white and distant, absorbed, potevamo riferirlo all'airone. Ci viene appunto chiarito che invece è diventato il cielo, attraverso appunto il neutro di itself e poi perché viene appunto esplicitato il soggetto anche se in una posizione molto diciamo fuori dal comune per la costruzione inglese perché appunto è una posizione posticipata del soggetto. Che cosa succede? Abbiamo qui nel passaggio da una frase all'altra praticamente non solo una trasformazione ma l'idea proprio della fusione del carattere indistinguibile dei due elementi, l'airone in cielo e il cielo stesso. Questo appunto è un procedimento veramente molto sottile della prosa di Wolff che ha una stratificazione veramente impressionante, lavorando moltissimo anche proprio sul ritmo, su appunto quello, gli elementi che appunto definiremmo sovrasemantici del linguaggio. L'altra cosa però che vorrei mettere in evidenza rispetto a Monday or Tuesday ha a che fare proprio con il punto di vista, nel senso che qui, come vedete, a differenza di The Mark on the Wall, non c'è un io. L'io in questo, un io che vede questa scena. L'io in questo racconto comparirà più avanti. Tuttavia qui non c'è. E questo, per questo motivo, appunto, dico, è stata, credo, per Wolf una palestra, di prova, di cose che poi ha sviluppato in seguito nella sua carriera. Quello che noi vediamo qui, come lettori, lo vediamo, in teoria, privo di un punto di osservazione e questo è stato per Wolf, questa insomma, non è una mia ipotesi, ma lo dice lei nel diario, un po' il punto d'approdo della sua sperimentazione, soprattutto con The Waves, le onde, cercare di rappresentare la realtà in assenza del soggetto, quello che ci potrebbe sembrare un paradosso, ma che era in realtà derivava anche dall'influenza della filosofia del periodo, insomma,
a lei contemporaneo, che è però appunto il tentativo come di mostrarci appunto un panorama, un paesaggio, la natura stessa, senza un punto di vista. E questa è stata un po' tutta la sfida degli ultimi anni della sua carriera. E chi ha letto Le Onde sa che, The Waves, sa che quello è un testo molto difficile, perché contiene proprio questo tentativo. Quindi vedete che in The Mark on the Wall avevamo un io presente, però insomma lancio anche un po' questa provocazione: quell'io di The Mark on the Wall è veramente l'io. Un io intradiegetico? In realtà non abbiamo così tanti elementi e a me pare che invece cioè, tendiamo a percepirlo un po' come una sorta di voce immateriale. E concludo con un'unica considerazione, lascio appunto la seconda parte che avevo fatto, cioè la prosecuzione di quel racconto, Monday or Tuesday, che ricordate dal titolo alla raccolta, per dire solamente questa cosa. Allora, come dicevo prima, se appunto Woolf, secondo questa ipotesi, si è sentita così libera nella sperimentazione con il racconto, la forma breve per le caratteristiche del racconto, per le caratteristiche che abbiamo menzionato negli incontri precedenti della stessa forma breve, no? Quindi intensità, densità, possibilità appunto di condensazione di certe appunto elementi come la deissi, eccetera, le permetteva questo tipo di sperimentazione, perché non è stata molto interessata ad andare avanti a scrivere racconti e invece si è proprio dedicata al romanzo e noi conosciamo Woolf essenzialmente per i suoi romanzi, quindi soprattutto appunto Mrs. Dalloway, Through the Lighthouse, Orlando, The Waves. La mia ipotesi è che ci fossero nel ci, ci siano No, ci fossero nelle forme proprio, nelle potenzialità riconfigurative del romanzo, delle caratteristiche che erano fondamentali per Woolf, nel senso che a lei interessava sviluppare. E per questo motivo forse la forma breve non era più adatta. La prima di queste credo sia proprio l'estensione temporale, lo sviluppo temporale. Sappiamo quanto cruciale sia il tema e la riconfigurazione del tempo nelle opere di Woolf. Quindi ritengo che appunto fosse probabilmente Woolf sia stata appunto portata, ecco, a esplorare nel romanzo, appunto a trasferire invece, no, certe sperimentazioni che aveva provato nel racconto, nella forma romanzo, perché il romanzo aveva questo elemento. Anche qui è un'ipotesi che faccio supportata da testi di Woolf stesso, in particolare questo è un saggio di Woolf del 1919, Phrases of Fiction, in cui lei dice che il romanzo è l'unica forma d'arte che si propone, cerca, Six, di farci credere, di fornire un resoconto completo e fedele della vita. Questo make us believe è il punto stesso, anche teorico, no? Della fiction, di quello che ci diceva anche Sara, no? Di come noi entriamo, Sara Palumbo, di come noi entriamo e percepiamo nello shift di Itticon, che ci ha spiegato Sara Palumbo, il mondo della finzione come reale. Allora, appunto, Woolf sentiva che solo il romanzo potesse dare questo, che cosa? Di farci sentire e percepire, di ricostruire quello nella fiction, quello che è un resoconto completo e fedele della vita, non i picchi e le crisi, quindi non solo dei momenti. Ma la crescita e lo sviluppo dei sentimenti, vedete, uno scorrere del tempo. Vado avanti, salto, così scivoliamo nel romanzo. Qui il verbo usato è we glide, che significa proprio scivolare con facilità, come quello che vi citavo prima, to sleep easily. Scivoliamo nel romanzo con molto meno sforzo, meno frattura con ciò che ci circonda rispetto a ogni altra forma di letteratura di immaginazione.
Questo veramente sembra, diciamo, una elaborazione ante litteram dello shift deittico di cui abbiamo parlato. È veramente impressionante. E dice questa cosa: We seem to be continuing to live nel romanzo, quando leggiamo un romanzo. Only in another house or country, perhaps. Questa forma che utilizzo del continuous, infinite continuous, è molto interessante, quindi ho cercato di mantenerla nella traduzione perché we seem to be continuing to live ci dà proprio l'idea, ci dà l'idea proprio, non è solamente ci dice, ma proprio ci rende anche sensorialmente questa, quel continuare. Che secondo Wolf è garantito solamente dal romanzo, cioè noi leggendo il romanzo, scivolando in un romanzo, se sembra che continuiamo a vivere, ma spostandoci con il famoso appunto shift deittico di cui ci ha parlato Sara Palumbo. Quindi appunto per quanto riguarda proprio i racconti è possibile, secondo appunto questa mia ipotesi, che siano stati proprio una palestra per Wolf di sperimentazione, però alcuni elementi come questo e altri ci dimostrano che a differenza di altri autori che invece hanno trovato nel racconto proprio la loro forma espressiva ideale, a Wolf interessava il romanzo. E nulla di male in questo, e, anzi, è proprio ci dà una chiave di lettura in più rispetto alla sua scrittura dei racconti. Concludo e quindi con piacere appunto interrompo la condivisione e lascio senz'altro spazio, un pochino di spazio se avete voglia, ci farebbe molto piacere a interventi. O Sabatini sì, che farei intervenire molto volentieri. Prego Federico. Ci sei? Buonasera, sì, ciao, mi Ciao. sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, a costo di essere ripetitivo in questa mia versione di respondent estemporanea, un po' veramente in media stress, posso dire, vi faccio i complimenti, anche questo è stato un incontro molto ricco, quindi ringrazio sia Teresa sia Cecilia per gli stimoli che anche questa volta ci avete dato, insomma, e sono molto ricchi e chiaramente Virginia Woolf è un'autrice appunto non circoscrivibile, no? Per citare il passo precedente che hai analizzato tu, Teresa. E, effettivamente sì, si tratta di testi talmente ricchi sui quali veramente continuiamo sempre a lavorare, a scrivere, a discutere, eccetera. E non sono appunto circoscrivibili, sono appunto circoscrivibili da questa famosa envelope, da questo involucro, che non è un involucro scolpito, appunto, no? Non è una scultura su granito, per usare la sua appunto metafora, ma è veramente i contorni di questa envelope sono contorni circoscritti da, non dal granito, ma dal arcobaleno, sempre per citare la sua ambivalenza, granite Oh, and rainbow. accidenti. Ah, ecco, vedi. Sì, esatto. Ricordo molto bene quella copertina e il libro. Quindi, sì, molto ricchi. Io ho un commento da fare che è legato proprio al concetto di ritmo che Cecilia ha citato, la prosa ritmica e la prosa, come spesso si dice, poetica di Virginia Woolf, ma anche del modernismo in generale. Io sono più d'accordo nel definirla, come ha fatto Cecilia, come prosa ritmica più che poetica, ma questo è un mio punto di vista e non voglio tediarvi. Su questo aspetto specifico. È molto interessante notare come dicevi tu all'inizio, no? Che questi racconti, questo genere che comunque Virginia Woolf ha frequentato in maniera estensiva, pur poi privilegiando la forma romanzo, ma quello era quello che lei voleva fare, le lettere sono testimoni veramente chiarissimi, i diari
altrettanto, quindi voleva veramente riconfigurare, come tu hai scritto più volte, l'esperienza temporale e come tu hai scritto anche più volte, questa è anche un po' la differenza tra lei e Katherine Mansfield, che sono molto simili, sono avvicinate spesso, ma l'una era più vicina alla forma appunto breve, l'altra invece no, assolutamente. Il concetto di metafora, per quanto riguarda la prosa poetica o ritmica, che dir si voglia, è un concetto che mi sta molto a cuore, tu lo sai, Teresa. E, io ho fatto un lavoro sulle lettere, no? Ho veramente rintracciato le numerosissime metafore che Wolf usa non solo nei romanzi o nei racconti o nella fiction, no? Ma anche nei testi autobiografici, quindi nel diario, nei diari e nelle lettere. E in una lettera che ho raccolto a Ethel Smith dice: le metafore affluiscono in gran numero quando sono supina, non riesco a metterle a tacere, se ne formano una infinita nel mio cervello. Questo è molto interessante per capire veramente questo uso così veramente estensivo della metafora, ma anche di altre figure retoriche. E quello che ha mostrato Cecilia in The String Quartet è molto interessante rispetto a proprio all'uso di una prosa, che è una prosa poetica, una prosa che, come spesso accade per autori e autrici del modernismo, veramente sfrutta il linguaggio anche dal punto di vista fonosimbolico, quindi toccando le figure della rima, della allitterazione e via dicendo, no? E quindi, mio malgrado, devo citare questa volta, anche questa volta, James Joyce, che anche tu comunque hai citato, quando parlando di Ulysses, scrisse, molto famosa come citazione, che ogni episodio di Ulisse crea la sua tecnica. Ossia, ogni tematica, ogni storia, ogni esperienza di vita che dovesse essere ricreata con il linguaggio, andava ricreata sfruttando del linguaggio tutto quello che era avvicinabile all'esperienza stessa, ossia fare del linguaggio una sorta di mimesi con la tematica affrontata. E penso soprattutto all'episodio Sirens, Le Sirene di Ulisse, in cui la musica, e qui mi collego a The String Quartet, la musica veramente non solo è il tema, ma struttura il linguaggio e gli snodi narrativi, le espressioni, eccetera. Eccetera. E allora, per quanto riguarda tutte le figure retoriche che Cecilia ci ha mostrato nel breve racconto, mi è venuto veramente da pensare che si tratti di un racconto molto mimetico, in cui la musica è sia tema, ma è anche stile. Tutte quelle allitterazioni, quelle ripetizioni, quei rimandi interni, no? Che sono proprio quello che crea il ritmo. E qui uso ritmo, pensando a come, Virginia Woolf lo abbia descritto nelle lettere, nei testi, nei saggi, eccetera, eccetera. Quindi è una prosa poetica. Allora, se consideriamo come tu hai già scritto e argomentato ampiamente, la forma breve in Virginia Woolf come una palestra, e credo che sia interessantissimo come punto, no? È veramente interessante anche la cronologia della sua pubblicazione del 21, della raccolta. Allora, forse un'analisi rispetto al carattere poetico, ritmico delle short stories possa essere interessante. Allora, quello che è interessante però anche contemporaneamente è che si parla tantissimo di ritmo e poesia nella prosa di Virginia Woolf, ma Virginia Woolf non ha mai scritto veramente, non una poesia. E ciò nonostante, nel mio lavoro di scavo in questi 6 volumi, questo corpus gigantesco di lettere, lei dà consigli a giovani poeti, a suo nipote, lei dà scrive di poesia, eccetera. E quindi questo è qualcosa che secondo me andrebbe ancora di più approfondito. Quando parlo di metafore, non parlo di metafore concettuali o cognitive, parlo di metafore in senso stretto, quindi le metafore che sono comunque incredibilmente atipiche, se vogliamo, anticonvenzionali, molto, molto originali. E allora ho pensato di portare la vostra attenzione e chiedervi la vostra opinione
circa un breve passo del testo How to Read a Novel, in cui lei veramente parla della poesia, ma ne parla in maniera molto critica e che, come io ho scritto in questo mio breve lavoro, credo sia veramente una descrizione anche della sua prosa. Che profondi abissi visitiamo nella poesia, come improvvisa e totale la nostra immersione. Per un attimo il nostro essere viene centralizzato e compresso, come sempre avviene con una violenta scossa di emozione. Successivamente la sensazione inizia a espandersi in cerchi più larghi attraverso la nostra mente. Arriva a toccare i sensi più remoti e questi iniziano a risuonare e a darci spiegazioni. E noi percepiamo ogni eco e ogni riverbero. L'intensità della poesia copre una immensa varietà di emozioni. E quindi questo espandersi della sensazione in cerchi più larghi, raggiungimento di sensi più remoti, l'intensa varietà delle emozioni, eccetera, sono caratteristiche che probabilmente lei ha potuto ampliare in senso sperimentale nella prosa più breve, per poi riportarli invece in macronuclei anche nello sviluppo temporale della forma romanzo. E questi sono i miei 2 centesimi, come si dice, e anche questa volta non posso dare giustizia alla ricchezza dei vostri interventi e vi ringrazio molto per questo. Grazie, Federico, sicuramente più di 2 centesimi, anche perché il tuo libro per Minimum Fax è veramente molto stimolante, è veramente proprio stimolante per tutti i lettori di Wolf, da chi si vuole avvicinare a chi insomma la conosce bene. E Cecilia, lascio rispondere lei, poi dico qualcosa, cioè ho una risposta a questo esame che ci hai Non ho fatto. dubbi, non ho alcun dubbio, Teresa. Prego, Cecilia. Allora, ma appunto la ringrazio per l'intervento innanzitutto, che mi ha fatto anche di nuovo ripensare all'intervento, quello che ho detto, quello che non ho detto, insomma, a tutti gli aspetti che potevano veramente ancora tirare fuori, che erano tantissimi in un racconto solo e quindi appunto un approfondimento anche maggiore proprio appunto sull'aspetto proprio ritmico e diciamo retorico del testo anche magari con una conoscenza musicale. Io ho pensato, avendo una conoscenza musicale approfondita, sicuramente un lavoro del genere anche in un racconto così potrebbe essere molto interessante. Tra l'altro ho presente il libro che cita perché io stessa l'avevo letto per la tesi, proprio perché appunto consigliato dalla professoressa ed effettivamente insomma avevo trovato molti spunti proprio perché appunto per esempio la citazione sulla quantità di metafore mi era rimasta impressa proprio perché come dire, penso che dia uno squarcio su cosa succedeva veramente dentro Wolf nel momento, diciamo, della scrittura. Ultima cosa che mi è venuta in mente mentre appunto parlava è che spesso la poesia, nel senso, analizzando alcuni testi teorici sulla short story, sul racconto, spesso questo genere viene accostato, per esempio, anche alla poesia. E in questo forse, e qui c'è anche forse un contrasto ulteriore rispetto al romanzo come scelta di Wolf. Quindi lo scartare, diciamo, da un certo punto di vista, sia alla fine il racconto, sia la poesia, e quindi, diciamo, ricordando questo, diciamo, il fatto che spesso questi due generi vengono accomunati, in un certo senso anche avvicinati, mi è parsa ancora più chiara la scelta di Wolf verso qualcosa di molto diverso, che appunto è, diciamo, il romanzo, per tante ragioni. Nulla, Grazie. solo questa No, no, suggestione. benissimo. È molto riassumere, credo sia molto difficile, quindi c'è bisogno veramente di un trattamento molto esteso, però sì, sono molto d'accordo e grazie mille. Sì, allora,
Dunque, mi sono molto molto interrogata, no? Prima mi sono interrogata sulle short stories, poi mi sono interrogata, sempre mi sono interrogata sulla poesia. Tra l'altro, mi sono resa conto oggi, preparando questo incontro, che al momento attuale io ho dedicato esattamente metà della mia vita, metà della mia vita a leggere e studiare Woolf. Questo perché appunto ho iniziato a 23 anni con la mia tesi di laurea. Il dato mi ha impressionato, però ho anche pensato che c'è di peggio, cioè penso che ci sia di peggio a cui dedicare metà della propria vita e comunque ho fatto anche altro nel frattempo. E va bene, però credo che anche su questo io sono un po' un'ossessione, nel senso, allora innanzitutto io penso, forse sono di parte, però la mia impressione è che Woolf in realtà abbia scritto veramente un po' di tutto, ma tutto quanto incapsulato nella forma romanzo alla quale mi pare non riuscisse a rinunciare, nel senso, a parte che quando si legge il suo diario si capisce che veramente non aveva alcun tipo di influenza rispetto a dove andava la sua sperimentazione, cioè cercava veramente di farla andare dove voleva che lei andasse. Cito sempre per quanto riguarda The Waves questa citazione del suo diario in cui le dice: "Ah, finalmente ho trovato alla mia età", perché The Waves comunque insomma è piuttosto tardo, quindi "the shape that my brain holds", cioè la forma che ha il mio cervello, cioè ho trovato la forma di scrittura che riproduce, anche se riproduce insomma un verbo che noi modernisti abbiamo sempre un po' in odio, però diciamo ricrea la forma, no, del mio cervello. Quindi mi sembra che la sperimentazione di Wolfe si sia sempre mossa in quel modo lì, e quindi molto proprio legata a questa necessità di cogliere qualcosa che ero ossessionata di cogliere. Ma la risposta sulla poesia, sinceramente, credo che sia proprio contenuta, almeno una delle risposte, secondo me esplicite, proprio in Phases of Fiction che ho citato. Per questo motivo, perché Phases of Fiction è il saggio in cui Woolf parla anche della coesistenza e interdipendenza di moments of being e moments of non being. Sappiamo che i moments of being sono i momenti di intensità, si potrebbero appunto con le dovute differenze fare coincidere con l'epifania, per esempio in Joyce, ma sono momenti di intensificazione e di rivelazione, che tuttavia sono, su questo io ho sempre insistito moltissimo nella mia ricerca, e no, veramente in Woolf sempre ne sottolinea il carattere effimero, cioè si richiudono. E lei dice, no, in realtà gran parte della nostra vita è fatta da moments of non being, cioè dai momenti non così significanti, meno insignificanti. Lei proprio dice aprire, non aprire, ma diciamo smaltire la corrispondenza, cioè questa era la maggior parte della nostra giornata. Però, a differenza di quanto delle volte insomma, si sente dire, questi moments of non being non sono per Wolf negativi, cioè non sono l'opposto bipolare, moments of being, estasi, e moments of non being, non sentire nulla. No, sono Monday or Tuesday, sono una normale giornata. Ma è vero, sono la normale gestione della vita, la routine quotidiana, nella quale c'è l'80, ma anche più, in percentuale della nostra vita, nella quale noi non abbiamo rivelazioni, non sentiamo i brividi, no, del nostro essere osmotico con il mondo, neanche ci buttiamo da una finestra, ma tuttavia andiamo avanti e viviamo la nostra vita. Però lei dice una cosa molto interessante, cioè lei dice, a differenza di alcuni scrittori come Jane Austen, io non sono mai stata brava a rendere il non being. Invece è quello che deve fare un romanziere, perché nella citazione appunto che ho citato da Phases of Fiction, lei dice: "Il romanzo riesce a dare non tutto della vita, no? Quindi non solo the climaxes, cioè quindi appunto questi picchi che potrebbero essere i moments of being, the crisis, le grandi tragedie, ma infatti lei dice: il vero romanziere dà anche capitoli e capitoli anche noiosi, descrittivi,
Quindi, secondo me, io ho sempre avuto questa percezione che la poesia, come la prosa, venisse sentita da Woolf come non quello che ho messo anche in una delle mie slide, riuscire a cogliere tutto, tutto. Perché? Perché è un picco. E poi, come lei abbia fatto invece a produrre delle forme romanzo che lei lo sentiva come una mancanza, cioè nelle mie forme romanzo io non riesco ad avere, nei miei romanzi non riesco ad avere 10 pagine di descrizione, come faceva Dickens, come faceva Jane Austen. Io, cioè, in realtà i suoi romanzi sono tutto un picco effettivamente, però quello che lei cercava, voleva, perché voleva appunto, no? E diceva la vita non è solamente quel picco, nella sua concezione della poesia, ma credo effettivamente nella concezione della poesia, così come anche della short story, c'è cioè un uso o anche una selezione, no? Che, di cui abbiamo parlato, legata a proprio l'intensità, quello che è significante, che non coglieva appunto questa volontà di Woolf di, cioè, se vogliamo rappresentare tutta la vita, dobbiamo anche rappresentare quelli che veramente moments of non being sono proprio i momenti morti, cioè non sono i momenti di non esistenza, sono i momenti di esistenza banale, che però sono, sai, è benissimo che un'altra mia ossessione è sempre stata questa interdipendenza fra vuoto e pieno, no? Nella scrittura di Woolf. E O l'interdipendenza. buio e illuminazione. La poesia è troppo pieno, cioè per lei, per quanto insomma ho letto io, insomma, quindi credo questo. E però il paradosso è che in realtà, non dedicandosi nello specifico a queste forme, proprio queste forme, in realtà la poesia, la short story, eccetera, queste sono proprio le forme che sono dentro i suoi romanzi, secondo me. Paradosso è anche, se posso aggiungere precisamente, che anche nella, diciamo, ricreazione dei moments of non being, questo ritmo e questa attenzione proprio a una concatenazione che non sia soltanto tematica, ma anche appunto formale, se vogliamo, è presente. Quindi, più che paradosso, diciamo che veramente è qualcosa che effettivamente ha reso l'unicità della sua prosa. Cioè, proprio dire, non è un giudizio di valore, è veramente un dato di No, fatto, credo, no? dato di fatto, Grazie sì, mille, grazie infinite. grazie a te Federico. Ci sono altri interventi? No, si avvicina, ma non credo che sia un momento non be la cena, sinceramente, per me non lo è, per cui, cioè forse, no, tra l'altro appunto, io l'ho detto l'altra volta, lo ridico, e appunto, veramente se si leggono le lettere di Woolf, come insomma tu hai fatto Federico, le hai studiate, le hai tradotte, eccetera, c'è cioè, i diari, eccetera. Soltanto degli estratti, attenzione, non Sì, vuole, molto però, spesso vabbè, assolutamente. ti abbiamo promosso sul capo, ma no, però è veramente secondo me, cioè questo carattere prismatico di Woolf si coglie tanto in quello che appunto dicevo l'altra volta sulla sua ironia, cioè una cosa è un'altra, proprio sono in missione io anche su questo, nel senso che appunto non, anche questo è un aspetto un po' trascurato, però sono stata molto contenta appunto di terminare questo incontro con appunto dei testi che ho così cari. Ringrazio molto Cecilia per il suo intervento, per averci appunto fatto inoltrare sia nel racconto e sia appunto in questo campo veramente molto importante della metafora cognitiva. Ringrazio il professor Sabatini che appunto in tutti e tre gli incontri ci ha dato un completamento proprio che era indispensabile nel dialogo e quindi sei stato sempre prezioso, ringrazio appunto chi si è voluto collegare, vedo Sara Palumbo, Simone Dalmasso che sono collegati, li ringrazio nuovamente e appunto sono stata contenta l'anno scorso di partecipare a questo progetto sul racconto, appunto come è stato ricordato, organizzato dal professor Alessandro Perissinotto della città di Rivalta e sono stata contenta anche appunto di riformularlo.
farlo, perché non era possibile fare altro in questo modo, e spero veramente, appunto, se ci sarà interesse, piacere, eccetera, e anche perché sarebbe un ottimo segno che magari l'anno prossimo invece ci potremo vedere in quella bellissima biblioteca di Rivalta dal vivo. Esatto. È tutti molto più tranquilli, no? Nello stare insieme di persona. Beh, anche un applauso, scusatemi, ma queste modalità purtroppo ci privano anche di questa gioia di condivisione. Un applauso sia a te, sia a Sara Palumbo, Simone Dal Masso e Cecilia Favaro. Ricordo anche Andrea Tei, che era l'unico che aveva fatto con me l'incontro in presenza a febbraio. Ah, sì, va bene, è vero, ma lui ha fatto in presenza, sì. Quello fece con me l'anno scorso. Sì. Allora, un applauso virtuale, lo faccio io. Virtuale, esatto. Sì, ma abbiamo Grazie. avuto comunque un sottofondo sonoro che ho cercato in qualche modo di far temo si sia sentito. Volevo dire così. Ringrazio e saluto tutti, grazie davvero. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie.